Ma a fine anno non è mai venuto in mente alla Mercedes di affidarle una Formula 1 tanto così per provare? No, alla Mercedes no, ma a me sì. Infatti sto cercando di convincere Toto per farlo. Anzi, mi sarebbe piaciuto guidare la Formula 1 Mercedes da Faenza a Brisighella. Sì. Per il trofeo Bandini. Quindi sì, spero di convincerlo adesso prossimamente. Ma la macchina l'abbiamo progettata per anche l'ingegnere, una lunghezza sì, come la mia. Quindi... Ma Hamilton e Nico Rosberg conoscono questa sua terza professione? Sì, lo conoscono, gli ho spiegato appunto che cosa ho provato, mi hanno chiesto subito che tempi ho fatto e mi hanno detto che spingere di più. Quindi non ha grande credibilità come pilota di fronte ai suoi ragazzi. No. Però sono rimasti favorevolmente impressionati almeno del tentativo. Passiamo un po' al privato, come si vive in Inghilterra? In Inghilterra si vive molto bene, vivo a Oxford, bella città, un po' tipo la nostra Parma, stessa scala, stessa dimensione, anche se l'architettura è completamente diversa, mi trovo molto bene anche all'interno della fabbrica, di nuovo c'è molto rispetto, molto accettamento, c'è quella calma inglese che ti permette di fare bene il proprio lavoro. Arrivando proprio sull'attualità spicciola, che cosa cambierà nel mondo dell'automobilismo sportivo britannico con la Brexit? Non lo so, ieri in Mercedes sì, c'è stato veramente disappunto, tristezza, eravamo così scioccati da questa notizia, non lo so, l'abbiamo solo commentata a livello privato così per possibili problemi che potremmo avere noi stranieri a vivere in Inghilterra. Per quanto riguarda il motor racing non lo so, non riesco a prevederlo in questo momento. Nel suo privato lei è anche un grande appassionato, si allena, fa le maratone, ma sono tutte passioni che sono arrivate recentemente. Sì, beh, correre è già una qualcosa che faccio da una decina d'anni e di nuovo ne ho approfittato in Inghilterra con i colleghi per fare tante, tante belle cose, maratone, camminate, sempre molta soddisfazione correre. Lei è anche genitore, ha una figlia che si è appena sposata e soprattutto si deve sposare. E soprattutto ha un figlio che è una giovane stella del motocross italiano. Sì, è lei esatto. Che l'ha invogliato o è stata una passione spontanea, esatto, istintiva? Sì, ecco, mia figlia appunto si sposerà il 6 di agosto sulle nostre montagne di Parma. Invece mio figlio pilota, sì, l'idea iniziale era di portarla in chiesa con la moto da cross, il figlio invece sta riprendendo dopo una rottura del ginocchio di nuovo con il motocross e la sua grande passione, come la mia passione era quella per le auto, la sua grande passione è quella per il motocross. Quindi... Sulla messa a punto del mezzo c'è il becco anche del genitore o non c'è la competenza specifica nel settore moto? C'era in passato, ma adesso ha un team suo. Sì. Ed è meglio. Sì, è meglio, seguono sicuramente meglio del genitore, non ha sicuramente la pressione del genitore. Grazie.